Vedete che meraviglia, che bello. E ancora una volta il discernimento, cosa vuol dire? L'altro sta soffrendo, perché no? Boh, una volta si può anche fare, però consapevoli di quel che fate, non perché per il complesso della croce rossina o perché l'altro poverino, non esiste questo poverino, avete capito? Non gli stai facendo un lavoro, attenzione, un favore, perché quello poi capita anche a voi, perché si ribalta la situazione su di voi, è uguale, identica. Quando voi non vi accorgete che volete modificare il mondo esterno credendo che questa modifica vi renderà felici. Questa è un'illusione, ma grave, grave, questa è un'illusione da psichiatria. Avete capito? Inesistente dal regno dei cieli, inesistente nel mondo animico. Non esiste l'attaccamento. Come dice il Buddha, l'attaccamento è la fonte di ogni sofferenza. Punto e basta, non è che ci sia da discutere, non c'è niente da discutere. Sviluppi attaccamento, sai che prima o poi soffrirai perché rischi di perdere quella cosa. E quando tu rischi di perdere quella cosa, quella persona, entri nel mondo della sopravvivenza. Non è così, avete capito? Però nessuno se ne accorge, e per via dell'equilibrio instabile mettete tutto a posto. Avete capito cosa vuol dire mettere tutto a posto? Sì, non ci pensate neanche a questa cosa, dicendo sì, però lui è un poco di buono, lui è un antipatico, lui non tiene conto di me, non ha rispetto nei miei confronti, perché sono queste poi sono quelle motivazioni che noi diamo quando la vita non va come noi vogliamo, che in realtà sono completamente illusorie. È chiaro il concetto? Vediamo un po' tutto questo cosa c'entra con la sensualità. Beh, anche l'accoglienza, che è il tema della giornata, beh, è evidente. È sensuale una persona che vuole mettere in atto un controllo nei confronti del partner? Io non so, può darsi che voi siete sadomaso, può darsi che qualcuno di voi c'ha la faccia da sadomaso, ma insomma. Ma d'altra parte bisogna sostenere questa cosa di avere un partner che vi lascia liberi. Non so se avete mai provato nella vostra vita. Se avete un partner che vi lascia liberi e voi entrate in quel meccanismo stupido anche quello. Ah, mi lascia libera, non mi vuole bene. Allora, che pianeta di storditi. Storditi. Signore mio. È un pianeta divertente quando voi vedete come funzionano le cose, perché vedete gli esseri umani come le formiche, proprio, perché tu mi hai detto che l'altro mi ha fatto. Tu, cioè, se soffri, allora faccio così. Tu non soffri, ma io posso andare con le mie amiche. No, non puoi andare, perché se no soffro. Ma va. Come quelli che mi dicono: ah, se mi lasci mi butto da. Buttati, ma buttati. Non ti lascio, ma buttati. Sì, non ti lascio. Anche lì discernimento. Perché se l'altro lo fa davvero, magari non glielo dici. Però se vedi che fai il furbo, glielo puoi anche dire: ma buttati, non rompere le balle. Però ci vuole coraggio e bisogna avere veramente la chiarezza dentro, se no non funziona. Vedete cosa vuol dire? La chiarezza di come sia l'esistenza terrena, e poi con calma lo guardate negli occhi, ti voglio tanto bene, adesso ti spiego che la tua paura non ha senso. Che bello, no? Guardando negli occhi il partner dice non aver paura, è la frase più bella, ci guarda negli occhi, ti amo tanto, non aver paura. Però dovete comunicare questa paura, non è che non la dovete inventare, cioè vuol dire che l'assenza di paura deve essere lì, ben piantata nel vostro cuore, o no? Se no cosa gli vai a raccontare a uno? Se tu vivi con la paura, che la storia di genitori e figli è la stessa cosa. I genitori che insegnano ai figli cos'è la felicità quando loro non la conoscono. E la cosa non funziona. E prima o poi i figli dicono, ma cosa mi stai raccontando, papà? Cosa mi stai dicendo? Vabbè, queste cose le conoscete tutte. Se non ci sono altre domande su questo punto, c'era Sabrina che aveva una domanda, che esola un po', ma non fa niente, tanto ci divertiamo. Poi oggi pomeriggio penso che faremo un'altra piccola pausa e poi andiamo avanti fino alla fine. Al libito. Ok, la mia domanda. Sì, va bene per voi? Okay. Faccio la domanda. Perché prima parlando lui ha detto che ha appena sfiorato dicendo che fuori è tutta una proiezione di noi stessi, anche il paradiso è una proiezione di noi stessi. Io sin da bambina, che ero un po' non tanto normale, mi sono sempre chiesta, ma gli altri esistono? Perché dico, io ho sempre avuto la coscienza di me stessa, ma gli altri esistono?
Poi entrando nel mondo spirituale ho sentito tante volte questa cosa che dice per cambiare il fuori devi cambiare te dentro, che il mondo è una proiezione di te. Allora io mi chiedo, cioè, quindi tu sei una mia proiezione, lei è una mia proiezione, la guerra è la mia proiezione, tutto quello che succede è una proiezione di me, ma allora gli altri esistono? Cioè, se voi, se tutto quello che è fuori è una proiezione di me, ma io non so che tu esisti, io sono cosciente di me e di questo sono certa, ma non potrò mai essere cosciente di te o di te. E io allora mi chiedo, ma gli altri esistono o è tutto un mio sogno? Come quando sei nei sogni che pensi che gli altri esistono. Beh, dici, ma non mangia, bellissima. Questa domanda, eh? No, ti rendi conto che mi stai ascoltando stamattina e che io non esisto? Ascolto me stessa e poi dico, cazzo, allora sono sola. Era una battuta, eh? Essa che tu la prima. Vai avanti fino a mezzanotte. Esiste solo lei, dove sono? Non esiste. C'è solo lei. Allora, vediamo questa cosa. Però sarebbe divertentissimo. Io vi lascerei 2 minuti, vi rilascio 2 minuti. Non ditelo, però riflettete dentro come io risponderei a questa domanda. È un gioco. Non ditelo perché sennò ci viene la diarrea a tutti. Avete capito? Come risponderei io? Fatelo seriamente, però, prendetevi 2 minuti. Come risponderei io a questa domanda? Dai, prendetevi 2 minuti. Fatelo però, guardate che gli esercizi sono importanti. Non è una domanda interessante, no? È divertente. Non ditelo, voglio solo sapere se qualche idea vi è venuta, ma no, non raccontatela. È venuta qualche idea. Così poi quando darò una risposta potete almeno dire, ma ci assomiglia, non ci assomiglia. Detto questo, non è che quello che dico io è giusto, voi dite voi non è giusto. Però siete qua apposta per fare le domande a me. Va bene? Quindi tutti hanno avuto un'idea o... E qualcuno ha avuto encefalogramma piatto, che non è un problema, no? Restavo per avere qualche idea. Che meraviglia. Vi fa bene riflettere, sapete cosa serve riflettere? Questi momenti di riflessione sono preziosissimi. Perché? Bella domanda. Mi lascio mezz'ora per riflettere. Bello così, però vengo a fare un seminario, faccio parte a voi, mi faccio le domande io a voi e voi vi arrangiate. Perché più fate lo sforzo di usare la vostra mente a livelli più elevati, e questi sono i livelli più elevati, non è che state pensando se avete chiuso il gas o cose del genere, state pensando a dei concetti, state pensando al mondo delle idee. Il mondo delle idee, il mondo dei concetti, sfiora il mondo del mentale superiore. Quindi la vibrazione di questi vostri ragionamenti, di queste vostre riflessioni, incomincia a far vibrare, anche se leggermente, il mondo elementare superiore, a cui l'essere umano non ha accesso, che è il mondo delle intuizioni. Vedete? Perché ci sono le intuizioni cardiache e le intuizioni elementare superiore. Quindi è un lavoro preziosissimo. Anche se questo tipo di riflessioni molto spesso sono riflessioni che appartengono al mondo della personalità, non è così? Al mondo dell'intelligenza comune, va bene,
però è un lavoro prezioso, avete capito perché? Intanto vi educate a dirigere la vostra attenzione su un pensiero in un modo efficace, a usare la volontà per dirigere i vostri pensieri. Potrei parlare solo di questo, di come sia così utile per voi fare questo tipo di riflessione. Dovete prendere molto sul serio, perché vi abituate a dare una linea ai vostri pensieri. Mentre voi riflettete, non sono i vostri pensieri che vi mangiano, ma siete voi finalmente, finalmente, prezioso, vedete la preziosità? Finalmente siete voi che usate il vostro materiale mentale per riflettere. Questa dovrebbe essere la realtà. Non la materia mentale che utilizza la vostra energia animica per delirare. Vi rendete conto di che differenza c'è, che abisso? Siete voi che cominciate a dirigere la vostra materia mentale per quello che sono le vostre intenzioni, in base alla vostra volontà di ricerca spirituale. Vedete? Un pensiero creativo. Sì, pensiero creativo, che avvicina al mondo della follia creativa. Però avete capito bene quello che voglio dire. Adesso vediamo un po' come potrebbe essere la risposta. Secondo me c'è una malcomprensione in questo. È vero che sono in tantissimi a dire che il mondo esterno è una configurazione, è un risultato di come noi osserviamo questo mondo. Ma questo non vuol dire che gli altri non esistono. Questa frase non vuol dire che gli altri non esistono. Vuol dire solamente che è vero che noi possiamo vivere nell'inferno, nel paradiso, noi possiamo vivere nel mondo normale, nel regno dei cieli. Questo è sicuramente così, in base all'interpretazione che vediamo nel mondo esterno. È una cosa diversa. Quindi guardate, il mondo è il risultato, il mondo esterno è il risultato della tua capacità di osservare quel mondo. Ma questo non vuol dire che l'altro non esista. Anzi, attenzione a questo tipo di pensiero, perché non porta da nessuna parte. Potete fare due riflessioni, avete capito su questa cosa. La prima è, ma allora tu non esisti, che è una cosa divertente. Eravamo tutti lì che ridevamo, è molto divertente. Però io ho conosciuto persone che facevano questo tipo di ragionamento in un modo niente affatto divertente. Cioè questo tipo di pensiero può diventare un inghippo mentale che può inchiodare una persona. Ma io esisto o non esisto? Naturalmente tu sei piena di gioia, di freschezza, di voglia di giocare, non è questo. Però io ho conosciuto persone finire in paranoia perché il mondo esiste, il mondo non esiste. Ho conosciuto anche uno, tempo fa, era giovane, che si è tolto la vita per questo. Non è che avvenga tutti i giorni, però a un certo punto parlava proprio così, andava in giro e parlava così. La vita e la morte non esistono, io non esisto, non esiste niente, tu non esisti, è sparito senza lasciare traccia. Capite, è l'esempio proprio limite. Però a volte ci sono delle riflessioni che possono diventare, non lo sono all'inizio, che possono diventare, non nel nostro caso naturalmente, che possono diventare delle vere e proprie manie a livello intellettuale. Perché la mente, la nostra mente, che come vi ripeto, cerca di distruggere la nostra esistenza, quindi in quel caso l'aveva distrutta pienamente, perché aveva attratto, la personalità aveva attratto quel tipo di anima all'interno di una cosa inesistente. E ci si può perdere lì, ci si può perdere completamente. No, invece, questa frase significa che noi effettivamente il mondo esterno è la proiezione di ciò che noi pensiamo. Questo come si fa? Allora, è talmente facile questa cosa, non è così. Basta pensare alla frase di Gesù. Non cercate il regno dei cieli da un'altra parte perché il regno dei cieli è intorno a voi. Questa frase è la spiegazione di quello che tu hai chiesto. Perché? Perché se il regno dei cieli è davvero intorno a noi e il regno dei cieli è davvero intorno a noi, allora vuol dire che se io non lo vedo, vuol dire che sono i miei occhi, il mio sguardo, che condiziona il mondo esterno. Vedete? Non che non esiste il mondo esterno, il regno dei cieli è lì, ma io vivo nel regno del terrore. Avete capito? Avete occhi e non vedete. A un certo punto non si passa, Gesù dice avete occhi e non vedete. Sì, certamente. È lo stesso principio, quindi la risposta non è così complicata.
E quando parlavo, perché poi la sua domanda è arrivata da una riflessione che facevo stamattina, cioè vi dicevo che poi nell'aldilà, un po' la stessa cosa, vi ricordate? E nell'aldilà cosa succede? Allora, vi spiego bene questa cosa, perché la domanda merita comunque una spiegazione. Sul piano terrestre, quello che noi conosciamo, la materia è densa, molto densa per certi aspetti. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando noi vediamo qualche cosa di particolare, quell'oggetto che abbiamo davanti si trasforma grazie alla visione che noi abbiamo di quell'oggetto, di quella persona, ma si trasforma molto lentamente perché la materia impiega molto tempo a conformarsi alla nostra visione. Lo spiego con calma, lo spiego. Per esempio, vedo in una situazione uno stato di pericolo, va bene? Però non so perché, vedo le persone che camminano e dico, ma chi lo sa. Ma un po' alla volta, se io continuo a avere paura di ciò che mi accade intorno e vivo in questo stato di paura, ci sono persone che vivono in uno stato di paura perenne, no? E guarda caso si creano intorno un mondo che risponde esattamente a questo tipo di forza che tu emetti. Quindi un po' alla volta, quindi a causa della densità della materia, so, è un po', vi ricordate in Signore degli Anelli, Tolkien per esempio, ci sono gli elfi e ci sono gli orchi, ricordate? E sapete che gli orchi, come dice lo stesso Tolkien, sono elfi degenerati. È meravigliosa questa cosa. E gli orchi, che sono il massimo della bruttezza, sono elfi degenerati. E gli elfi sono il massimo dell'elettricità, della leggerezza, no? Della bellezza. Cosa accade quindi? Accade che lui racconta, e deve essere Saruman che racconta questa cosa, che dice, sai, questi sono gli orchi, sono elfi che sono stati catturati, mutilati, torturati, fino a quando la lunga sono diventati dei mostri. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che noi possiamo mettere in atto un'organizzazione interiore che modifica persino il nostro stesso corpo. Non so se avete mai visto quelle persone anziane che si sono lamentate per 30 anni, che hanno la faccia proprio che implica, cioè che si capisce che quella persona ha passato 30 anni a lamentarsi, hanno proprio gli lineamenti del volto, come dire, cioè, ti incontri e capisci già che le girano le scatole. Sono esempi sciocchi, però quello che voglio dire adesso è importante. Cioè nel mondo nel quale viviamo, la nostra materia si conforma in base a quello che noi pensiamo, però nel corso degli anni, occorrono anni, è lo stesso principio della malattia. La malattia, vi dico due parole, ma ne ho parlato mille volte. Che cos'è la malattia? Se non il risultato di un attrito esistenziale tra l'impulso divino che scorre attraverso di voi e la realizzazione o meno di questo impulso. Cioè un essere di luce, un essere che voglia vivere in uno stato di felicità, il segreto della felicità è solo questo. Tu percepisci questo impulso alla vita, non alla sopravvivenza, percepisci questo impulso spirituale, lo applichi, diventi una manifestazione di queste forze spirituali, come diceva San Francesco, diventi un istrumento della sua pace, o Signore fai che io sia un istrumento della tua pace, non è così? Quello è il segreto della perfetta letizia. Il segreto della felicità, percepire in tempo reale, se possibile, cosa il cielo vuole, il creatore vuole che io manifesti su questo pianeta, quindi che raddoppi i miei talenti, sapete come funzionano le cose, che manifesti la mia bellezza, la mia grazia, che faccia diventare questo pianeta un paradiso invece che un inferno. Questo è quello che dobbiamo fare, questo è il nostro scopo esistenziale. Quindi la persona realizzata è colei che lascia scorrere la vita all'interno di sé. Questo l'avete letto sicuramente su tutti i libri, l'avete letto mille volte, non è così? Lasciare scorrere la vita senza dentro di sé, non fare attrito all'esistenza, chissà quante volte l'avete letto. Qual è il problema? Che non vi accorgete quando fate attrito all'esistenza. Quindi una persona consapevole, un saggio, diciamo così, è colui che in tempo reale percepisce questo impulso e lo applica e fa in modo che tutto intorno a lui diventi più bello. Insomma, lasciare questo pianeta in uno stato migliore di come l'abbiamo trovato. Ed esprime i propri talenti e la propria bellezza. Questo è il senso dell'esistenza. Bene. Noi invece non sempre facciamo così, no? Per ragioni, ancora una volta, di ignoranza, non sappiamo come funzionano queste cose. Quindi,
arriva un impulso di gentilezza e noi mandiamo a far brodo qualcuno tutto il giorno dicendo che è un imbecille, per esempio. Passiamo una giornata così. Cosa succede? Chi vive in tempo reale si rende conto che quella cosa causa dolore nell'istante stesso in cui non viene applicata. Questo funziona per chi vive in tempo reale, cioè colui che ha un certo grado di saggezza, che percepisce le cose come funzionano all'interno di sé nel momento stesso in cui si verificano. Quindi si percepisce quel dolore, quell'attrito, mentre questa cosa viene fatta. Cosa vuol dire? Voi avete una forma di rancore verso qualcuno, questo rancore lo percepite in tempo reale e lo mollate, perché il rancore è qualcosa che avvelena il sangue, avvelena gli organi. Questa sarebbe la vita normale. Invece gli esseri umani dormono. Cosa succede quindi? Che uno deve esprimere la bellezza, fai di me un strumento della tua pace, poi litighiamo tutto il giorno, questo crea un attrito tra le forze spirituali che si devono esprimere e quelle della personalità che ingolfano tutto da qualche parte, tutto questo crea attrito e va a fare ammalare una parte del corpo che è in diretta relazione verticale, analogica, con quel tipo di respirazione spirituale che noi non riusciamo ad applicare. Sembra complicato, ma in realtà questa è la definizione della medicina psicosomatica. Cioè ti succede qualcosa, ti ammali in quella parte del corpo che è in diretta relazione con il tuo attrito esistenziale, con qualcosa che tu dovresti fare ma non fai. Quindi chi vive in tempo reale percepisce subito questo attrito e lo molla subito, perché sentire il veleno che incomincia a circolare nel tuo corpo e non dire niente, bisogna essere veramente sciocchi, o no? Ma l'essere umano non percepisce questo veleno, queste tossine che incominciano a entrare in circolo nel corpo. Quindi cosa accade? Data la densità, perché di questo vi sto parlando, data la densità su questo pianeta, l'organo si ammala dopo un mese, un anno. Capite come funziona? E quando poi il vostro fegato si ammala, chi è in grado di stabilire che il fegato si è ammalato perché un anno prima ho incominciato a mettere in atto un attrito esistenziale di cui non mi sono accorto? Va bene? Nel mondo dell'al di là, invece, viviamo all'interno di una sostanza molto più malleabile, molto più malleabile. Quindi, guardate, ho paura dentro. Il mondo mi sembra più o meno come era prima, però quella paura incomincia a essere stampata nel mondo esterno. Se ho paura, ho paura di qualche cosa, no? Ci sono persone che hanno paura di tutto, no? Non è così? Bene, alla lunga, quel mondo che tu stai osservando ti dirà che tu hai ragione, che il mondo è effettivamente pericoloso e che è giusto che tu ti protegga da quel mondo. Mi spiego? Cioè, tu crei il mondo di cui ti sei fatto un'idea. Quel mondo ti apparirà sempre più pericoloso nella misura in cui tu coltivi questa paura in qualche modo, perlomeno non la molli. Mi spiego, però non succede subito. Mi sembra di averlo spiegato bene. Perché la materia, capite cosa voglio dire? È come se uno va in una foresta, no? Una foresta. Se voi andate in una foresta e avete un sentimento positivo, ci sono gli uccellini che cantano, c'è il sole che passa attraverso le foglie, state benoni. Se voi avete paura, avete l'impressione che i rami, non è così? Nei cartoni animati è bellissima, bellissima questa cosa. Di come si trasforma il mondo esterno, avete presente? Secondo lo stato d'animo della persona. Se uno è tranquillo interiormente, si siede all'ombra di un albero e vive in paradiso. Lo stesso posto, con un altro atteggiamento, si trasforma in qualcosa di estremamente pericoloso, non è così? I rami che scendono degli artigli. Vi ricordate? Questa è la realtà, funziona così, quindi quella frase lì vuol dire questo. Guarda che a seconda del tuo stato d'animo, ciò che tu verrai corrisponderà esattamente allo stato d'animo che tu stai coltivando, vedete? E perché questo accade in tempo reale nei film? Perché nei film non è un problema, non c'è la densità fisica, vedete? Allora, quando noi andiamo dall'aldilà, il tipo di mondo nel quale arriviamo ha una densità molto minore. Ciò vuol dire che la tua paura, in tempo reale, te la becchi qua subito, capito? Qui ci vuole del tempo, il che è anche un handicap,
perché poi non ci accorgiamo che abbiamo creato noi quel mondo, mentre invece, anche nell'aldilà non ce ne accorgiamo, siamo talmente storditi comunque. Il libro tibetano dei morti o il libro egizio dei morti, cosa dicono? Vanno sussurrati all'orecchio del morto o del morente e gli si dice: adesso incontrerai dei mostri, così proprio c'è scritto così, adesso incontrerai dei mostri, sappi che non sono reali ma sono la proiezione del tuo stato di coscienza. Così proprio gli dicono all'orecchio, così, così adesso incontrerai, adesso farai. Funziona, funziona, perché in qualche modo c'è una parte di voi che è ancora collegata, eh? Se lo facevano gli antichi non è che facevano le cose a caso, facevano perché era veramente utile. Perché di là noi possiamo vivere un inferno e il paradiso. E che cos'è che cambia quindi l'inferno dal paradiso di là? Perché non è che andiamo tutti all'inferno, però qualcuno di noi ci andrà. E che cosa corrisponde questo inferno? Corrisponde a un attaccamento, a una paura che non voglio lasciare andare qui, che mi porto dietro e che mentre qui la posso in qualche modo nascondere o pensare che non ci sia, pur che io viva in uno stato di paura, lì la paura mi fa apparire subito un ambiente ostile, immediatamente, mi trovo in un ambiente ostile, immediatamente in quel momento vivo in uno stato di inferno, vedete? Infatti come si esce da questo inferno? Nelle orecchie dicono: guarda che ci sarà qualcuno che ti viene a prendere, sono esseri di luce che ti accolgono. E allora la persona dice: ma dove sono questi esseri di luce? E forse vede, sapete, il tunnel, in fondo al tunnel una luce, sapete come funziona? Allora dice: ma è verso quale direzione che devo andare? Non è simpatica la cosa, non è tenera la cosa che si possa parlare ai morti, di guarda che il tuo mondo è completamente immaginario, che, vedete, il tuo mondo è una proiezione di quello che tu sei, in realtà non esiste. Non è bella questa cosa? Però bisogna capirne anche il senso, no? E invece, se voi lavorate per liberarvi da ogni forma di attaccamento e ogni forma di identificazione, l'inferno per voi non esisterà. Capito? Perché non avete, perché se quel mondo lì lo create voi, se non c'è più la paura nel vostro cuore, quel mondo per voi non esiste, non c'è e non vi apparirà mai. E qual è il paradosso? Vedete? Che due persone che vanno nello stesso posto, paradossale, ma uno ha il cuore in pace, si siede all'ombra di un albero e vive in uno stato paradisiaco, l'altro, il fratello gemello, capito? Che ha questa paura dentro, entra nello stesso posto e vive in una situazione infernale. Quindi più di così che veramente la realtà esterna è la conseguenza del nostro stato di coscienza, abbiamo capito bene come funziona, capito?